zombie apocalypse. Allora, eccomi qua con un altro video, praticamente un altro video preferiti del mese di... Non lo so, vabbè, lo metto nel titolo, adesso non ricordo perché è un piccolo lapsus. Non so cosa mi sta succedendo, ma non mi ricordo, comunque vabbè. Allora, i preferiti di questo mese e anche dell'altro mese, del mese scorso sarebbe... allora, sulla location premetto che sono in sala, infatti vedete la foto di mia madre, questa qua è mia madre, la mia defunta madre, sono in sala, non so se capisce, vedete? Sì, sono in sala. E niente ragazze, i video preferiti, come preferito questa volta c'è la Macedonia che ha vincito un botto, questa volta è qualcosa di mangiarice preferiti, oltre al make up. I preferiti la Macedonia, poi io l'ho fatto una ciambella, è piaciuta a tutti, so che siete impazziti tutti perché mi è piaciuta morire la mia ciambella. E poi che ne so, le mie musiche solite preferite che ascolto quasi tutti i giorni sono i Maneskin dei Tutti Zitti e Buoni e poi i Sonora con Destinazione Mondo, mi piaceva morire quella canzone, non smetterò mai di ascoltarla. E poi, perché no, Rumore di Raffaella Carrà. Altre invece, per parlare di make up, c'è la palette che mi sta piacendo molto ed è la Zoeva Opulence, sì, presa sul sito di Sephora ma anni e anni fa, che mi sta piacendo un botto da morire, non è male per niente, anzi bella pigmentata e grazie a Dio, wow, top, scrive benissimo, non capisco perché dovrei buttarla, anzi pensavo che all'inizio fosse un po' andata male, invece no, mi sta piacendo sempre di più ed è top, quindi ancora è buona come profumo. Bene, scusate se guardo di là ma voglio evitare che venga mia nonna e mi veda parlare con chissà chi quando sto parlando con voi, non sto facendo nulla di male, e poi non voglio inquadrare mia nonna anche per quello che sto guardando di là verso la porta. E quindi, a parte Zoeva Opulence, ecco, lo sapevo. Aspettate, vi porto di là. E niente, allora, aspettate che... Vediamo, vi porto di là, termina, ecco qua, sono già qua. Dunque, vi dicevo, Opulence di Zoeva e che altro? Ah, sì. Questo profumo che già... Sì, un attimo, no, sto registrando! Questo qui, Tesori d'Oriente, De Verbena, mi sta piacendo un botto. Non è male, anzi, è veramente topissimo. All'inizio lo linciavo un po', questo profumo, non mi piaceva per niente, l'ho odiato un po' all'inizio, devo ammettere la verità. Poi... E alla fine ho detto, ma perché se appunto Tè Verde Verbena non è male, non è un profumo così malaccio. Infatti mi sto abituando, me lo sto studiando bene, ne metto un goccino per volta perché a spruzzarlo tutto, una bella spruzzatina come dicono le altre, a farsi il bagno non esiste proprio. Io devo spruzzarlo poco a poco perché sennò mi sento male. Già all'inizio non mi piaceva, quindi devo andarci piano questo profumo. Ve lo rifaccio vedere come nell'altro video vlog che ho fatto stamani, poco fa. Un mini video vlog. E invece questo è i preferiti. Quindi questo qua è il mio top 10. Non so se dice così, però vabbè. Come altro prodotto? Non male, ecco, questa è la Zoeva. Questa qua. Questa qui col pecca floreale. Mi piace da matti. Mentre come altro prodotto, che non è un prodotto ma è un accessorio, che porto sempre, ho cominciato a portarlo, non è la borsa ma è questa qua, questa giacca qua. Adesso vi alzo un po' il dispositivo, il telefono, la telecamera, quel che è. Questo è il mio, non dico kimono, più che altro
giubbottino che ho preso in piazza, ossia alla fiera, a 25 euro, modica cifra di 25 euro. Non è male, è bello caldo, anzi direi è confortevole, non mi tira da nessun lato. Ci sto caldissime, ragazze, ve lo consiglio. Se acchiappate al volo, adesso non ve lo sto facendo da pubblicità di niente perché non ha marca né niente, però se acchiappate una cosa così, se vedete una cosa così alla fiera del vostro paese o città, quel che è, prendetelo perché è caldo e morbido allo stesso tempo e mi piace. Non so voi che misura portate, però se vi piace, se vedete una cosa simile al mio giacchino, prendetela perché è bellino, dai ragazze. La potete usare con tutto, non dico nei giorni di vento fortissimo, per carità, no. Ma nei giorni che è bella giornata, fa un po' di venticello, un venticello normale, che fa un po' di freddo, mettete queste. Siete a posto, ok? Ultimo, ma non per importanza, come prodotto che sto utilizzando per lavarmi la faccia al mattino e la mettermi la crema, è quello, le rose, acqua alle rose antica, che ce l'ho in bagno. Adesso non vado a prenderlo, però se riesco faccio una foto, ve la metto qua o qua, ai lati, o da questa parte o da questa parte qui. Vi metto sia la foto della crema che del detergente, uno o l'altro, vediamo un po' nel montaggio del video. E niente, ragazze, questo era tutto. Non vi dico altri prodotti perché sennò non finiamo più. Non ho neanche idea di quanto ho registrato, però aspettate un attimo. Ah, 6 minuti di video, top. Un bacio e ricordatevi di supportarmi con un bel pollicino in su, un commentino e iscrivetevi al mio canale. Se vi va, non vi costringo, l'iscrizione è libera, ci mancherebbe solo quello. E attivate la campanella qualora vi iscrivete. E niente, basta. Per ora è tutto, io vi lascio, mi congedo da questo video e vi lascio le vostre cose. Ciao!